Beh, guardi, questa battaglia sull'euro risale a qualche mese fa. Fratelli d'Italia l'ha condotta in prima fila, ma in compagnia di tutte le forze politiche parlamentari che hanno con noi sposato la causa della ricapitalizzazione per poche decine di milioni di euro, che è stata poi invece rifiutata, almeno fin qui, rifiutata dal governo italiano. Prima non ho detto, ma mi pare comunque importante poterlo confermare e sottolineare, che l'esposizione universale di Milano costa circa 12 miliardi e i soldi occorrenti per ricapitalizzare l'Eurospa e quindi impedire l'alienazione di quattro edifici di pregio di architettura razionalista ammonta a poche decine di milioni di euro. Forse nell'anno dell'esposizione del 2015 varrebbe la pena di dare un'elemosina, di questo si tratta, per garantire che la seconda e unica esposizione universale italiana, quella del 42, possa rimanere in vita.